Buongiorno amici e amiche biker, benvenuti e bentornati sul mio canale. Adesso rifaccio l'intro perché non l'ho fatta guardando in telecamera. Buongiorno amici e amiche biker, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono il vostro amico Hollywood e oggi è una giornata fantastica, spettacolare, guardate che cielo, è una roba stupenda. Siamo in giro io e Lori qua dietro, che non si vede perché la telecamera non riprende là dietro, però c'è anche Lori con la sua moto. Stiamo andando a fare un giretto easy. Oh, che bello uscire d'inverno. Con noi c'è anche Lori oggi. Cos'è, un anno che non usciamo più insieme in moto? Dobbiamo recuperare. Comunque siamo usciti tardi, sono le 2 del pomeriggio, 2:10, siamo partiti alle 2. Dovevamo partire alle 1:30, ovvio, soliti ritardi del cavolo. Ma abbiamo comunque deciso di fare un giro oggi perché era una giornata fin troppo bella. È stato un giro un po' improvvisato, io ho sbattuto sul navigatore una traccia che avevo lì vecchia. È un giretto del cavolo, il solito ghisallo. Quindi adesso Santa Maria Oe con le Brianza e poi saliamo su da Pusiano. Stia il vento. Saliamo su da Pusiano e facciamo il ghisallo. Guarda il tamarro. Che non so se lo vedrete ancora per tanto tempo con questa moto, perché è in procinto. Ovvio, lui c'ha i sordi e quindi può cambiarla ogni 2x3 quando vuole. Persona facoltosa. Se n'è anche andato. Dove è andato? Che pirla che è Lori. Ma perché deve sempre rischiare come un gamberetto? Le stelle sono tante, milioni di milioni. Hai rotto un po' i coglioni. Direzione il Ghisa. Many tic tacs later. Cioè, fra un po' siamo già arrivati sul Ghisa, Luch. E ci facciamo la pausetta seria. Oh, ma devi salutare. Perché non saluta più nessuno? Cos'è questa maleducazione motociclistica che è sopraggiunta in questi ultimi tempi? Non saluta più nessuno. Poi, cioè, se ti saluto, rispondi al saluto. Non dico che devi salutare tu per primo. Sia mai. Figuras. Meno rispondere al saluto, zio. No, non risponde al saluto. Comunque non siamo qui per fare polemiche. Ho la bocca più impastata del culo di un varano. Ma io benza ne ho. Lori dovrebbe avere anche lui, se no mi aveva già segnalato la mancanza. Quindi si può andare, perché questo mi sa che è l'ultimo benzinello prima della fine del ghisello. Fa rima e c'è. Comunque ragazzi, questo è il primo giro che faccio dopo la vacanza che ho fatto a settembre. Cioè, tipo un mese e mezzo che non usavo la moto. Per varie incombenze sopraggiunte. Ma tu hai la P per un motivo particolare. Di la verità. Pastinaca, vediamo se l'Africa mi saluta. Vai, in due, doppio saluto. E sti cazzi. Tutti questi non salutanti. Oggi metterò a dura prova il genere umano motociclistico, rompendo il cazzo sul saluto. Madonnina del ghisallo, stiamo arrivando. Saluto, bella. Una volta mi fermavo qua a bere l'acqua alla fontana. Alla futtanella fresca. Ero proprio uno scappato di casa una volta. Si sentono 6 gradi sulle mani più che altro. Bravo zio, al semaforo è un ottimo posto dove fermarsi. Complimenti per l'ottima scelta. Siamo arrivati alla Madonnina del ghisallo, ostia. Alla Madonnina. La Madonnina del ghisallo. Tanto il ghisallo. Ha fatto un freschino. Ecco, hai più nel ghechi oggi, no? Ma va che a parer mio il sabato è diventata la nuova domenica. È la nuova domenica. No, ma... Ci fermiamo. È aperto il bar, sì. No, è chiuso.
No, ma stiamo scherzando? Io voglio sedermi a bere qualcosina. Andiamo da un'altra parte. Ma dentro o fuori? Uguale. Anche fuori, ci sta, tanto. No, sto calcolando se non è già scaduto cosa. Ci mettiamo fuori, non è un problema. No, no, ieri sera, quindi... No, l'altro ieri, giovedì sera. Preoccupi, no, anche se andiamo fuori, la stessa no, cosa. No, cioè è valido. Giovedì sera, alle 6:30. Siamo coperti come dei turchi, Dio buono. Siamo fuori, stiamo meglio, forse. Quando tu scendi da qua, invece andare a Bellagio a fare la strada normale... Sì. Dopo un po' non c'è quel pezzettino lungo lago con parcheggio di fronte al barettino all'angolo. Sì. E poi subito dopo c'è l'altro. Tu vuoi andare lì? È quello più vicino. Io volevo andare qua. Ma qua è chiuso. Dunque stiamo scendendo verso Bellagio, ma noi a Bellagio non ci fermeremo, perché posso solo immaginare, e non voglio andare oltre, il casino e il bordello che ci sarà oggi sabato pomeriggio a Bellagio. Indi, ragion per cui poscia, alza la coscia e piscia. Alla prossima. Non so, vieni dentro nella mia corsia che facciamo amicizia. Sono più quelli che non salutano comunque. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Moments later. 7 gradi e mezzo. Tutto bene, tutto a posto. Fa un po' freschino qua sul lago. Se fermate a fare la birretta, il tè, mo ripartiamo con calma. Che giro del cazzo che abbiamo fatto oggi, di la verità. Un giro del cazzo che ci hai slacciato il casco. Va bene. Ripartiamo e dopo facciamo scambio moto. Bella. Allora, il freddo comincia a farsi sentire. Porcello di un porcello. Bene, ripartiti dal barettino. Ci siamo fatti il Lori un tè e una birretta. La bellissima Lecco alle luci del tramonto. Che colore sgargiante questo 500. Bene, si comincia la prova. No, vabbè, con la tua tocco meglio. Con la tua tocco meglio. È strana, ragazzi, prima volta che provo la Tracer 900. Allora, l'impostazione di guida è più lanciata in avanti, più da naked rispetto alla mia. Poi il sellino mi tende a far scivolare in avanti, la sella non mi fa stare dritto indietro, infatti è proprio per l'impostazione, secondo me. Come il fatto che è... Ah, giusto, che pirla. È perché davanti ha il 17 e non ha il 21 come la mia, e nemmeno il 19. Come motore è grintoso, ai bassi lo sento più o meno come la mia il motore, per cui vabbè, però vabbè, il mio è un bicilindrico. E sembra molto agile, non so cosa dire, mi sembra di guidare una via di mezzo tra una moto da viaggio e una naked, ecco, che poi penso sia il concetto della Tracer, è una naked da viaggio praticamente. Però è bella, mi ci trovo tanto quanto mi ci trovo con altre moto, per cui alla fine fa tutto, è più secca, ecco, ho sentito la sospensione dietro, molto secca il mono col buco. La mia è un po' più votata all'enduro, quindi è più morbida, rimbalzi un po' di più, sta più sospensioni da strada. Bello fare il test al buio comunque, tanta roba. Soddisfatto? Sì, tenga. Allora, non sto neanche a guardare la miriade di tasti che ha perché sono incasinati. Mi incasino con la mia che ne ha 4, per cui non tocco niente. In piedi è scomodissima questa, ecco. Sei troppo in avanti. Faccio un attimo fatica a buttare dentro le marce. Sarà che non sono abituato, ma non entrano benissimo rispetto alla mia. La mia entrano più secche. Sento più la marcia che entra, ecco. Però tanta roba. Sì, se acceleri questa va, arriva, quando prende la coppia questa va, la mia non ce l'ha sta coppia, ma neanche a pagarla. Later. C'ho sto specchietto che è tutto sporco, puttana merda. Bene, amici e amiche biker, non so quanto si vede qua, ma qualcosa si vede qua, siamo sul ponte San Michele e io dal ponte San Michele vi saluto
perché il giro finisce qui e vi invito a iscrivervi al mio canale, attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video che pubblicherò, e alla prossima, ciao!